Volge al termine la terza edizione della Festa della Rivoluzione. Anche quest'anno Pescara ha celebrato Gabriele D'Annunzio, che volente o nolente rimane uno dei suoi cittadini più illustri. Numerosi gli ospiti del festival, da Giordano Bruno Guerri a Jacopo Fo, da Francesco De Gregori ad Edoardo Bennato. La terza edizione del Festival D'Annunziano, penso possiamo dire, l'obiettivo più importante che ha colto, oltre a quello di una grande partecipazione ricaduta all'immagine ed economica per la città di Pescara e per l'Abruzzo, e il riconoscimento che D'Annunzio è un patrimonio universale di tutti, comunque la si pensi. Per la realizzazione del festival il comune ha investito 75.000 euro, a questi si aggiungono 150.000 euro degli sponsor e altrettanti della regione, di cui 60.000 sono stati impiegati solo per il service e l'attuazione delle misure anti-Covid. Parte del ricavato, circa 60.000 euro, saranno destinati alla ricostituzione della pineta devastata dall'incendio del 1 agosto. Intanto ringraziamo tutti coloro che hanno ritenuto di dover fare un versamento liberale per la pineta, perché la pineta è il vero patrimonio di tutti i pescaresi e non soltanto, è un unicum perché una riserva naturale inserita in un contesto cittadino non si rinviene in nessun'altra parte d'Italia. Purtroppo ha subito questa devastazione. Noi vogliamo, come tutti quanti auspicano, rivedere la nostra pineta più bella che mai, e questa partecipazione di cittadini alla rinascita della pineta è un gesto quasi commovente, quindi veramente il Festival D'Annunziano legato a queste contribuzioni liberali di cittadini che vogliono partecipare alla rinascita di un pezzo importante della città dal punto di vista ambientale è veramente una cosa molto positiva per la città. Pescara così si propone come città della cultura e ora D'Annunzio, dice il sindaco, mette tutti d'accordo. Sì, ma veramente quello ostracismo che D'Annunzio ha subito è stato un ostracismo vergognoso. Oggi sta riemergendo questa figura poliedrica, incredibile, forse il personaggio più importante del secolo in cui è vissuto. Noi abbiamo soltanto rimesso in evidenza quello che è, senza neanche fare tanto sforzo, perché D'Annunzio è D'Annunzio.